Trovo il tuo atteggiamento verso le donne alquanto allarmante. Cioè perché? Non cerco mica una tua copia. Non cerco mica una donna da ammirare, da rispettare, da amare, come te. Tutto ciò che voglio è, come dire, una dotata di una certa esperienza che sappia stimolare e risvegliare la mia libido. Tutto qui. Mi dispiace che la tua storia sia così poco dignitosa. La dignità risiede nel mio matrimonio. Priva di sensibilità. Anche la sensibilità mi risiede, non cerco queste attitudini, li trovo in te. E allora perché andare a cercare la vita? Cos'hai detto? Perché andare a cercare altrove? Ma cara, lo hai fatto tu. Perché non avrei dovuto farlo anch'io? Chi ha cominciato per primo? Tu! Non mi pare! E allora chi? Non avrei mai pensato di poter incontrare una persona così gentile. Oh, c'è
lei è davvero vergognoso! Lei sembra una persona così saggia, così dolce. Oh, certo che lo sono. Così... forse non è successo a caso? In che senso? Ci ha permesso di incontrarci! Non riesco a seguirla. Di conoscerci! Oh! Oh, senta, scusi, ma io sono sposato! Lei è così dolce? Non si preoccupi! No! Mia moglie mi sta aspettando! E non le permette di parlare con ragazze che non conosce? No! Ma com'è noioso lei! Com'è freddo! Mi dispiace. Voi uomini siete tutti uguali. Mi dia una sigaretta. No, non ci penso nemmeno. Come ha detto? Ven aquí, Dolores. Ah, no! Una volta va bene, ma due no! Addio! Non puoi andartene, tesoro. La porta è chiusa a chiave. E siamo soli. Sei in trappola. Oh, in trappola? Sono una donna sposata, io non può trattarmi così. Mary, è l'ora del tè.